diciamo, la Francia è stato il primo paese in Europa a introdurre questo modello del Green Pass, no? Poi subito l'Italia è stata uno dei paesi che ha seguito, ora vedremo che cosa accadrà negli altri paesi. E poi c'è invece il modello inglese, caro professor Galimberti, in cui anche lì invece il modello della libertà e del tutto aperto continua a prevalere nella strategia di Boris Johnson. Adesso non vorrei fare un, diciamo, un paragone tra i diversi paesi d'Europa, però il nostro paese con i provvedimenti di oggi dà una linea di demarcazione molto netta anche sul tema della libertà e di cosa puoi fare e di che cosa non puoi fare. Sì, d'altra parte, professore, abbiamo già discusso con lei che cos'è la libertà, no? Che cos'è la libertà rispetto all'interesse collettivo, e quindi forse questo decreto di oggi ci fa fare un passo avanti in questa discussione. Sì, poi non consideriamo liberi quelli che sono schiavi delle loro convinzioni infondate. Non è libertà questa, semplicemente avere delle convinzioni che non hanno nessun fondamento rispetto ai dettati della scienza, e costoro si sentono liberi per il semplice fatto che credono alle loro convinzioni infondate, ma questa non è libertà. Però lei avrà seguito il dibattito, professore, dei suoi... Avrà seguito il dibattito, proprio glielo chiedo in due parole, poi torniamo all'attualità stretta, ma insomma alcuni suoi colleghi illustri, anche filosofi, hanno dato vita a un dibattito, penso a Massimo Cacciari, ad Agamben, hanno dato vita a un dibattito, direi appunto alto, astratto, non sulla questione prosaica dei provvedimenti del giorno per giorno, su questi temi e non sono sulle sue posizioni. In poche parole, se ci ritorniamo nel corso della serata, ma lei che ne pensa? Ma mi dispiace, perché sono due persone che stimo, Cacciare è anche mio amico, non capisco perché ha sostenuto quella posizione. Ci saranno delle ragioni personali, mi ricordo anche che quando non ci si poteva spostare da regione a regione, dalla Lombardia al Veneto, Cacciare, che abitava a Milano però aveva tutta la sua biblioteca a Venezia, era contrario a questo decreto e a questa disposizione. Mi dispiace che abbiano assunto queste cose, però deve sapere che gli intellettuali sono anche sempre un po' narcisisti, e pur di distinguersi dalla gran massa assumono anche posizioni che effettivamente non sono corrette.